Piazza Père Michel in serata corteo a Roma per ricordare la ragazza di 17 anni assassinata da un coetaneo nel quartiere di Primavalle. Presenti anche il vescovo di settore e una delegazione dell'Assemblea Capitolina. Giustizia per Michel, il grido degli amici. Mentre si muove sempre più decisa la diplomazia per fermare il conflitto, la guerra spezza anche la poesia. Fra le vittime dei raid russi a Kramatorsk dello scorso 27 giugno, anche la poetessa ucraina Victoria Melina, deceduta dopo 4 giorni di agonia per le ferite alla testa in un bombardamento. Parlare solo di armi non aiuta la pace, dice il cardinale Zuppi. Francia, sindaci in piazza, è cominciata la mobilitazione civica convocata davanti ai municipi di tutto il paese a sostegno del sindaco di Lalleuse, da cui famiglia è stata oggetto di un attacco sabato notte collegato all'uccisione di un 17enne Nael da parte della polizia Nanterre. Al Pantheon con il biglietto, da oggi l'ingresso in uno dei monumenti più visitati della capitale è a pagamento, con un tagliando dal costo di 5 euro gratis per i romani e i giovani fino a 18 anni e 3 euro fino ai 25 anni. I ricavi andranno al Ministero e alla Diocesi per la manutenzione del sito e i turisti si dicono favorevoli. 20-31 minuti, una manciata di secondi, benvenuti al TG2000, buonasera. E dunque in apertura la fiaccolata per ricordare Michel, la ragazza uccisa nel quartiere romano di Primavalle, dove c'è per noi Barbara Masulli. A te Barbara. Siamo, Cesare, per la precisione in piazza Cape Celatro e proprio qui pochi minuti fa si è conclusa la fiaccolata per Michel Causo. Alle mie spalle vedete la chiesa di Santa Maria della Salute dove si è svolto un momento di preghiera. Hanno partecipato anche le istituzioni, c'era il sindaco di Roma Gualtieri, il presidente della regione Lazio Rocca. La fiaccolata è stata fortemente voluta dal dirigente scolastico dell'istituto. Istituto Gassman, frequentato da Michel. La fiaccolata è durata circa un'ora e ha fatto tappa in via Borgia, ossia nel luogo di ritrovamento del corpo della ragazza, e lì c'è stato un altro momento di preghiera. È stato un corteo diviso in due, prima è partito quello con i familiari, quindi la mamma, il padre, il fidanzato di Michel Causo, e poi è partito il corteo con le istituzioni. Hanno partecipato tantissime persone, c'erano, inutile dirlo, tantissimi ragazzi, i compagni di classe, di scuola della ragazza uccisa. Una marcia per la pace, dicevamo, sono state le parole del dirigente scolastico. Oggi pomeriggio abbiamo incontrato la mamma di Michel, Daniela, e sentite quello che ci ha detto. Purtroppo di 1000 persone... è incappata in un'unica persona che non meritava di mia figlia di conoscere. Ci ho parlato 3 volte. Che impressione le aveva fatto? Ma io, noi di famiglia cerchiamo di captare sempre le cose positive dalle persone. Io la negatività non la vedo mai. Quindi ho visto un ragazzo che è cresciuto solo con la mamma, che la mamma faceva questi sacrifici, che non studiava. Io infatti l'avevo anche incentivato, dico, ma scusa, sei giovane, ti serve un titolo di studio. Le notizie che stanno uscendo in queste ore le provocano più rabbia, più dolore? Ma sì, perché in queste situazioni dove l'obiettivo sarebbe solo la giustizia. Lei pensa ci sarà giustizia? Deve esserci giustizia per forza. No, ma la giustizia ci deve essere. Omicidio, occultamento di cadavere, vilipendio sono le accuse contestate all'assassino di Michel Causo, che in questo momento si trova nel carcere di Casal del Marmo. I funerali della ragazza si svolgeranno dopodomani, quindi mercoledì alle 11 in via di Torrevecchia, e saranno presieduti dal vescovo ausiliare di Roma, Monsignor Reina. Abbiamo incontrato anche lui, lo ascoltiamo poi lì nello studio. Ci sembrava giusto oggi essere qui, ci sono tutti i sacerdoti della prefettura che alle 18.45 hanno suonato le campane come il giorno di Pasqua, proprio perché vogliamo dare un messaggio di presenza ma anche di speranza, di una chiesa che c'è, di una chiesa che non si stanca di annunciare la risurrezione, la vittoria di Cristo sulla morte e anche sulla violenza, e siamo qui per questo. Per ricordare Michel, quindi. Assolutamente sì, la ricordiamo, siamo vicini alla sua famiglia, anche alla famiglia del ragazzo,
Ci sentiamo ancora sconvolti da quello che è successo, però sappiamo che dobbiamo reagire, abbiamo il dovere di fronte a tutte queste centinaia di ragazzi di dire che la vita è più forte. Abbiamo argomento da Mosca, ancora minacce nucleari mentre raid russi si segnalano in Ucraina su Kiev, nel Donetsk e ad Kherson. Massimiliano Cocchi. Dopo le difficoltà della settimana scorsa stiamo facendo progressi, avanziamo passo dopo passo, scrive su Twitter Volodymyr Zelensky per raccontare come le truppe ucraine stiano avanzando, soprattutto nella zona di Bakhmut. La risposta russa sono i raid aerei che nella notte hanno colpito Kiev e Sumy, Donetsk e Kherson, una pioggia di bombe sempre più intensa. È la strategia scelta dai generali russi per incoraggiare le truppe confuse dopo il golpe tentato 10 giorni fa dalla brigata Wagner. Proprio oggi è tornato a farsi sentire con questo audio il capo dell'esercito dei mercenari Evgeny Prigozhin. Ha ringraziato chi ha sostenuto lui e i suoi combattenti e ha annunciato presto nuove vittorie al fronte, anche se non è chiaro a quale fronte si riferisca, perché la compagnia Wagner non è più impegnata in combattimento. Il fronte che preoccupa di più invece al momento è quello attorno alla centrale nucleare di Zaporizhia, dove i combattimenti sono molto intensi. Il governo ucraino ha smentito la notizia che i lavoratori russi avrebbero lasciato la centrale occupata ormai da molti mesi, mentre la NATO ha fatto sapere di avere un piano per reagire ad un eventuale incidente nucleare. Un disastro atomico è stato minacciato per l'ennesima volta oggi dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Dmitry Medvedev, uno dei falchi del Cremlino. Non solo è possibile, è molto probabile, ha detto Medvedev. La Russia sembra infine intenzionata a non prorogare l'accordo sul grano che scadrà il 18 luglio. Non ci sono molte speranze di farlo, ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ma potrebbe anche essere un modo per cercare di far pressione e ottenere qualche concessione o evitare il nuovo pacchetto di sanzioni economiche in arrivo. Sulla guerra e sulla possibile pace è intervenuto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, a margine della festa di Avvenire a Potenza. L'arcivescovo di Bologna ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se alla luce della recente missione a Kiev e Mosca, come inviato del Papa, intravedesse spiragli di pace. Sentiamo le sue parole. Come è stato detto, non c'è un piano, una mediazione, come ha detto il cardinale Parolin più volte, e sono la preoccupazione del Papa Francesco di creare tutte le opportunità, di vedere, di ascoltare, di favorire tutto ciò che può portare a migliorare verso una soluzione del conflitto. Oggi siamo per qui. Forza ci stanno gli spiragli, dobbiamo cercarli, con il popolo in buio che dobbiamo cercare. La luce della pace, sapendo che appunto nessuno c'è la bacchetta magica e che tutto quello che può favorire la pace e la giustizia vanno sempre insieme. Si tratta di capire quale può essere una pace giusta che risolva il conflitto. Chiaramente per gli ucraini la pace giusta significa ristabilire la realtà precedente, per i russi significherà che è stato già annesso le zone che hanno, secondo loro hanno votato per entrare nella Russia. Si tratta di vedere, di trovare la soluzione per questi. Dopo un'altra notte di scontri in Francia, oggi a scendere in piazza i sindaci presi di mira dalla violenza della protesta. È il servizio di Fabio Bolsetta. È morto un vigile del fuoco di 24 anni mentre lottava a Saint-Denis contro uno dei 352 incendi appiccati ieri sera con 3 feriti tra le forze dell'ordine. Dopo 5 notti di scontri e saccheggi, rallenta ma non si arresta la pressione delle violenze in Francia. Nell'ultima notte 157 fermi contro gli oltre 1300 di 3 notti fa, dopo la morte lo scorso 27 giugno della 17enne Nael, ucciso da un poliziotto attualmente in stato di detenzione preventiva durante un controllo a Nanterre, mentre il minorenne si sarebbe allontanato sull'auto in cui era a bordo nel tentativo di una fuga. Il terzo occupante si è consegnato oggi alla polizia ed è stato subito interrogato. Mentre resta ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, il paese continua ad affrontare i disordini che la morte di Nael ha scatenato. Fermatevi, è stato l'appello della nonna del 17enne. Sino ad oggi 250 attacchi a commissariati, ha reso noto il Ministero dell'Interno, 3200 fermi con un'età media di 17 anni
il 60% di loro non aveva precedenti. Il presidente della Repubblica di Francia, Emmanuel Macron, ha tenuto un vertice con la premier e i ministri dell'interno e della giustizia. Domani l'incontro con i sindaci, perché sono state 99 le sedi di comuni finite nel mirino di attacchi. Oggi a mezzogiorno è una mobilitazione civica convocata dai sindaci contro le violenze, a partire dal sostegno del primo cittadino di Laile Rose, la cui famiglia è stata oggetto di un'aggressione sabato notte. Ma i disordini hanno paralizzato anche il sistema pubblico dei trasporti. Bus e tram si fermeranno di nuovo questa notte dalle ore 21 in tutta l'Île-de-France. Rafforzata la sicurezza dei siti olimpici 2024, resta la mobilitazione di 45.000 agenti, mentre tra poche ore ricorrerà la prima settimana dall'uccisione di Nahel. La Francia resta col fiato sospeso. Ferma condanna di Papa Francesco in relazione al rogo delle copie del Corano avvenuto nei giorni scorsi in Svezia. In un'intervista ad un quotidiano degli Emirati Arabi sottolinea la necessità di rispettare tutte le fedi. Paolo Fucili. Ogni libro sacro esige rispetto, mai usare la libertà di espressione per disprezzare gli altri, ammonisce Francesco dalle colonne di Al-Ittihad, giornale degli Emirati Arabi Uniti, che oggi lo ha intervistato. Il punto è il Corano, bruciato in Svezia mercoledì scorso con l'unico vero intento di provocare la rabbia poi divampata in vari paesi islamici. Un gesto provocatorio da cui anche il Papa non esita a definirsi disgustato e arrabbiato. La fede in Dio, risponde lui, deve alimentare solo bontà, dialogo, pace, non sentimenti di guerra né di violenza. È questo lo spirito anche del documento sulla fratellanza umana firmato da Bergoglio stesso 4 anni fa, durante lo storico viaggio proprio negli Emirati, insieme al grande imam di Al-Azhar, Al-Tayeb. Quanto invece al recente ricovero in ospedale, è stato difficile, ma oggi sto meglio, racconta. E visto che a novembre Dubai, negli Emirati, ospiterà la 28ª conferenza mondiale sui cambiamenti climatici, Francesco già incalza. Bisogna trasformare le dichiarazioni in azioni prima che sia troppo tardi. La politica adesso con la Premier Meloni che cita i dati sull'economia italiana e la definisce la più affidabile in Europa. Oggi poi sorvolo del generale Figliuolo sulle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna. Pierluigi Vito. L'Italia è uno dei paesi più affidabili in Europa. Sfoggia orgoglio nazionale la Premier Meloni parlando all'assemblea annuale di Assolombarda, forte dei dati Istat che indicano come la ripresa italiana anche nel 2022 resti trainata dall'edilizia, con il nord-est e il centro della penisola che crescono a un ritmo maggiore di mezzogiorno e nord-ovest. Ottime anche le stime per l'anno in corso che indicano una crescita dell'1,2%, meglio di Francia e Germania, sottolinea Meloni. Per non parlare dei dati sull'occupazione, con il record di contratti stabili, con il tasso di disoccupazione ai minimi dal 2009, come è stato certificato proprio pochi giorni fa dall'Istat. Risultati di anni passati di cui può godere l'attuale governo, chiamato a mettere a terra i fondi del PNRR. Lo faremo costi quel che costi, ribadisce la Premier, e soldi ne serviranno anche per le zone alluvionate della Romagna. Oggi il generale Figliuolo, neocommissario per la ricostruzione, ha sorvolato le aree disastrate insieme al governatore Bonaccini. Sono rimasto colpito dal territorio sfregiato, ha poi detto alla stampa Figliuolo, aggiungendo: questo è stato solo un sopralluogo, ma ritengo che a breve arriveranno anche le risorse, che non saranno solo economiche, ma anche umane. Analizzare i motivi più profondi dei fenomeni migratori è l'obiettivo dell'incontro promosso a Roma dall'Unione Internazionale delle Superiore Generali. Rita Salerno. Con questo progetto ci prendiamo cura di queste donne. Le donne di fatto stanno vivendo con noi in questo momento. Suor Nives Crespo, delle figlie di Maria Ausiliatrice in Etiopia dal 2002, è una delle religiose giunte da tutto il mondo a Roma per partecipare al secondo dei 3 incontri curati dall'Unione Internazionale delle Superiore Generali sulle migrazioni. La sua esperienza a contatto con donne con figli piccoli, dai vissuti drammatici alla ricerca di una via di riscatto, è la risposta concreta ad una delle questioni più urgenti del nostro tempo, come accogliere ed integrare nel territorio migranti e sfollati. Lo più bello di questo è che troviamo delle donne che prima rifiutavano il bambino, per loro era qualcosa che aveva capitato di brutto,
Invece adesso, una volta che hanno cominciato a lavorare, hanno ripreso la speranza non solo di vivere, anche di pensare che sono una famiglia. Un'iniziativa, quella dei dialoghi, che punta ad individuare soluzioni ai temi dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti, con il contributo di esperti e di referenti di organizzazioni del terzo settore. Credo che prima di essere persona consacrata, noi siamo donne e la donna ha un senso dell'accoglienza. Ed ora una storia di riscatto, quella di Valentina, giovane donna che dopo aver subito violenza domestica è riuscita a tornare a vivere. Ce ne parla Giorgia Bresciani. Valentina, il nome di fantasia, 29 anni, è romana e da un anno si è lasciata alle spalle una lunga storia di violenza domestica, cominciata nel 2014, quando, finito il liceo, si innamora di un bad boy affascinante e violento e vive con lui una relazione molto burrascosa. Al termine di questa relazione scopro di essere incinta e decidiamo di tenere il bambino e di vivere insieme. E durante la convivenza iniziano i primi segni di violenza, fatti di minacce con coltelli, di pugni. Un giorno, dopo l'ennesima minaccia, va via di casa, ma la violenza non finisce, anzi diventa stalking per 7 anni, fino al giorno in cui Valentina trova il coraggio e si rivolge alle forze dell'ordine. Si sente accolta e finalmente denuncia. Per l'ex scatta il braccialetto elettronico, poi arriva la condanna per violenza domestica. Ora l'uomo può vedere la figlia solo in incontri protetti e per Valentina è cominciata una nuova vita. E alle donne che vivono situazioni come la sua rivolge l'invito a non avere paura. Anzitutto non vergognatevi. E fatevi aiutare. Ci sono tanti posti in cui siete capite, i centri antiviolenza vi accolgono. E non c'è un momento in cui vi lasceranno sole. Omicidi stradali in primo piano dopo l'ultimo caso gravissimo nella capitale, Alessandra Camarca. Fine settimana tragico sulle strade italiane. Nel primo weekend di luglio sono 10 le persone che hanno perso la vita in località diverse. A Roma, ieri, una donna di 67 anni è morta sul colpo sulla via Laurentina, travolta da una Tesla guidata da un giovane che viaggiava contromano ad alta velocità. L'incidente richiama lo schianto mortale avvenuto poche settimane fa, sempre a Roma, nel quartiere Casal Palocco, in cui è morto un bambino di 5 anni. A Gemonio, nel Varesotto, una 41enne è deceduta dopo essere stata investita da un pirata della strada. In Puglia, 3 morti per un incidente stradale nel pomeriggio lungo la statale 90 all'altezza di Troia. Solo nei 4 fine settimana di giugno sono state un centinaio le vittime della strada, circa 600 dall'inizio dell'anno, con il triste record nell'ultimo fine settimana di maggio, 43 morti, di cui 24 motociclisti. L'aumento degli incidenti in questo inizio estate non è affatto incoraggiante, commenta il presidente dell'ASAPS, il portale della sicurezza stradale, Biserni, per il quale la velocità è inadeguata, la fa da padrona in città e sulle statali, chiede maggiori controlli sulle strade l'associazione familiari e vittime della strada. Bisogna agire su 2 binari, controlli ed educazione. Invitiamo tutte le prefetture a sollecitare le forze dell'ordine a destinare sulle strade un maggior numero di pattuglie. Sappiamo bene quali sono i primi 2 nemici da combattere, distrazione e velocità, come dimostrano ad esempio i recenti casi di Casal Palocco e Laurentina. Passato un anno esatto dalla tragedia della Marmolada che causò la morte di 11 alpinisti, stamane le commemorazioni. Antonella Mazza Teruel. Il silenzio ai piedi della Marmolada era rotto stamani solo dal passo di un piccolo corteo che ha assistito alla posa di una targa a Passo Fedaia, una lastra per ricordare a tutti gli alpinisti di passaggio la tragedia avvenuta il 3 luglio 2022. La precarietà, la vulnerabilità, l'insicurezza, la fragilità, spesso lo dimentichiamo, sono cifre costitutive dell'essere umano. Più volte durante la messa sono stati letti i nomi delle 11 vittime della Marmolada che rimane libera. Nessuna zona di sicurezza, confermano le istituzioni locali. La Procura di Trento ha archiviato l'inchiesta ritenendo non prevedibile quel rovinoso evento. Tra i familiari c'è chi non approva, ma la stessa parola è ripetuta dai soccorritori intervenuti a rischio della propria vita ai piedi della montagna un anno fa. Mi ricordo la grandezza
della valanga che mi sono trovato davanti e lo stupore di una valanga del genere in questo periodo. Incolmabile il dolore dei familiari degli alpinisti travolti dal blocco di detriti e ghiaccio di Punta Rocca che, crollando un anno fa, sfregiarono la regina delle Dolomiti. La ferita nella montagna resta visibile a un anno di distanza. Purtroppo eventi come quello dell'anno scorso sono rari da noi, rarissimi, però sono successi e quindi potrebbero succedere di nuovo. Da oggi, per entrare al Pantheon a Roma, i turisti dovranno pagare un biglietto del costo di 5 euro. Clara Iatosti. È il sito museale più visitato in Italia, con 9 milioni di presenze gratuite all'anno. Già da marzo è stata annunciata la novità e da oggi, per accedere al Pantheon, è necessario un ticket di 5 euro, una cifra tutto sommato non eccessiva per entrare nella grande storia. Tempio pagano del primo secolo d.C., la Rotonda, come la chiamano i romani, è stata in seguito convertita in basilica cristiana ed oggi ospita le tombe dei primi due re d'Italia, oltre che di Raffaello e Annibale Carracci, di Baldassarre Peruzzi e di Arcangelo Corelli. Per i visitatori stranieri pagare l'ingresso non è un problema. E la verità che non lo sapevo. Non lo sapevo, pensavamo che fosse gratis, afferma questo ragazzo argentino. Ci avevano detto che era gratis, ma abbiamo visitato altre città e la maggioranza dei monumenti di questa importanza si pagano. Perciò penso che 5 euro si possano pagare. Però io penso che è giusto. Credo sia giusto, aggiunge questo turista brasiliano, per mantenere tutto questo, perché possiamo goderne. Mi sembra giusto. Bastante giusto. Il 70% del ricavato andrà al Ministero della Cultura per la cura e la pulizia dell'aria, il 30% alla Diocesi di Roma per i poveri. I cittadini romani sono esenti dal pagamento, come pure le categorie protette, i docenti e le scolaresche. I minorenni non pagano nulla, i giovani fino a 25 anni pagano 3 euro con il contributo per l'Emilia. Ovviamente nulla è dovuto se si accede per le funzioni religiose. Per oggi è tutto, vi lascio al meteo e poi al film Carol, un papa rimasto uomo. Buona serata, arrivederci.